Nella giornata del 19 marzo, in occasione di San Giuseppe Artigiano, si tiene il convegno sulla cultura artigiana promossa da Confartigianato, un evento che diventa ormai sempre più tradizione, con un altro appuntamento che fa tappa nella capitale italiana della cultura, che nel 2024 è ovviamente Pesaro, l'evento che si svolge all'interno del Teatro Rossini, sold out da diverse settimane prima dell'appuntamento, per discutere di intelligenza artigiana. Dunque questo mix tra l'artigianato e la sua tradizione e l'innovazione dell'intelligenza artificiale. Il messaggio nostro da mandare è proprio quello della professionalità, della capacità degli artigiani, e noi l'abbiamo definita appunto intelligenza artigiana e giornata nazionale appunto dell'intelligenza artigiana. Quindi è un po' questo il messaggio che vogliamo mandare, c'è grande professionalità nelle nostre botteghe e vogliamo appunto far sì che questa sia trasmessa anche alle nuove generazioni. Quello che è importante è avere la conoscenza, avere le competenze. Dopo l'intelligenza artificiale potrebbe essere solo un supporto, un qualcosa in più per aiutare chi poi vuole apprestarsi a fare qualcosa. Quindi da questo punto di vista noi dobbiamo dire ai giovani: preparatevi, ci sono persone che possono aiutarvi ad acquisire competenze e poi ci sono le tecnologie dove voi sareste molto bravi e potreste essere molto bravi a utilizzarle. Le rassicurazioni sono false quanto le paure. L'intelligenza artificiale è una nuova tecnologia e quindi, come insegnava Socrate, è un farmaco. Farmaco è una parola greca che vuol dire veleno, e il farmaco, intanto che guarisce, ammala; intanto che salva, uccide. E così vale per l'intelligenza artificiale. Quindi non si tratta né di essere né pro né contro. Si tratta di capire di cosa stiamo parlando, di conoscerla, di creare gli anticorpi e di usarla bene. Sono 125.000 le imprese artigiane che utilizzano oggi l'intelligenza artificiale su un totale di 134.000 imprese. Quindi è un risultato che dimostra come oggi l'artigiano sia adattabile e si connetta sempre velocemente alle trasformazioni che sono in atto. Diciamo però una cosa: rispetto all'intelligenza artificiale, quella che ha il dominio assoluto è l'intelligenza artigiana. La cultura artigiana, ahimè, va perdendosi, e invece la dobbiamo preservare. Quanti giovani oggi guardano semplicemente all'obiettivo di: ok, voglio diventare un attore, voglio diventare un ingegnere, voglio diventare un influencer, ma quanti stanno ad esempio scegliendo di fare gli artigiani, e quanti non sanno che opportunità dà l'artigianato? Perché il buon artigiano oggi, con la tecnologia, vende in tutto il mondo. 30 anni fa vendeva nel paesino e arrivavano due turisti del cavolo e compravano quello che... Invece oggi è una grande opportunità, quindi io sono felicissimo di essere qua, sono felice di poter dare il mio contributo, sono felice di poter dire agli artigiani che sono ormai collaudati: coinvolgete i giovani. E sempre gli artigiani collaudati, guardatevi intorno, perché ci sono delle chance incredibili oggi, intelligenza artificiale compresa.